sono immagini della nostra storia, e per nostra si intende di tutti, dai signori ai poeretti, come si diceva un tempo. È la storia della famiglia trevigiana in mostra a Cadanoal. Ad organizzarla le donne che una volta erano l'angelo del focolare e poi con gli anni 70 del Novecento descritte molte volte in segno di sfregio le casalinghe. Oggi potremmo definirle le amministratrici delegate della casa, alle prese con l'agenda degli impegni dei figli, i costanti aggiornamenti tecnologici tra le mura domestiche e non solo, e il quotidiano di un marito o un compagno in un mondo dove fare coppia è sempre più una scommessa. Com'era diversa la famiglia di un secolo fa, e questi oggetti, queste fotografie, lo raccontano splendidamente. A partire dal sesso, quando la prima notte di nozze era così attesa e preparata fin nei minimi particolari, con tanto di lingerie nel più sensuale stile del vedo non vedo. Altro che bikini o monochini, al mare il costume era questo, e guai al centimetro in più scoperto, che faceva molto da svergognate. Altri tempi anche per i bambini, quando il costume era frutto del lavoro a ferri della mamma e rigorosamente in lana. Un viaggio anche tra curiosità che fanno riflettere, come questo quadro di diritti e doveri che forse starebbe bene appeso ancora oggi in diverse famiglie moderne. Così come questo libretto consegnato il giorno delle nozze, quasi un'istruzione per l'uso e manutenzione a 360 gradi, dai sentimenti all'igiene personale, dentro e fuori al talamo. Una mostra dove l'ovvio di ieri è una sorpresa di oggi, come per questa collezione di pitali, quando il bagno, se c'era, era fuori casa, mediamente sopra l'etamaio, ma i bisogni in camera comunque andavano fatti sempre e con classe. Segni di un tempo andato, che però ci può lasciare ancora molto, o forse solamente che il futuro della nostra società parte dal valore eterno della famiglia, perché la nostra sia una vita e non un semplice teatrino.